E se c'è un posto segreto, misterioso per eccellenza a Roma, questo è la cosiddetta Porta Magica dei Cieli, che si trova qui in Piazza Vittorio Emanuele II, ormai protetta da quando nel 1989 è stata completamente restaurata. Faceva parte in realtà di un edificio più grande, una villa del marchese Massimiliano di Palombara, che doveva arrivare anche più in là, lungo l'area che ormai oggi è occupata dal traffico e anche dai tram e dagli altri veicoli pubblici. Accanto alla porta, sulla quale poi ci soffermeremo perché è interessante da questo punto di vista, viene chiamata anche la porta alchemica, ci sono due statue ritrovate negli scavi presso il Quirinale nel 1888 e poste qui già al momento della costruzione della villa, probabilmente poi spostate più volte, che sono due rappresentazioni di un'antica divinità egizia, probabilmente il dio Bes. Sono completamente di marmo e formano una specie di, come potrei dire, contorno a quello che è l'oggetto più interessante, cioè la porta stessa, che è sormontata da quella circonferenza lassù, che presenta due triangoli inscritti l'uno nell'altro in modo di formare una stella a sei punte. Già questo è un simbolo che ci lascia parecchio interdetti, e si dice nell'iscrizione latina che il centro è nel centro del triangolo. Quella piccola sfera che si trova inserita all'interno molto probabilmente ha un significato magico, esoterico, molto maggiore di quello che possiamo immaginare. Ma perché proprio qui? Perché il conte, anzi il marchese Massimiliano di Palombara, aveva conosciuto nei ricevimenti che la regina Cristina di Svezia faceva molto spesso qui a Roma Francesco Giuseppe Borri, che era un medico, sì, ma anche un alchimista, un teologo, qualcuno che si occupava di cose magiche attinenti però il cielo, una specie, potremmo dire, di magia bianca. Era un teologo, sì, ma fu condannato proprio per queste sue ricerche dall'Inquisizione e finì i suoi anni, parliamo del 1675, nella prigione di Castel Sant'Angelo, dove fu condotto dopo che nel 1661 aveva abiurato le sue credenze, che venivano ritenute elementi estranei al credo cattolico e a quello che si riteneva dovesse essere la via retta per poter comunicare con il cielo, cioè servirsi della gerarchia ecclesiastica. Borri e il marchese di Palombara insieme ebbero l'idea di creare una specie di linguaggio cifrato, alchemico, in parte molto difficile ancora oggi da interpretare, sul quale sono stati scritti decine di libri, che rimane come unica testimonianza della parte più segreta e misteriosa della città eterna. Ammesso che queste statue abbiano davvero una provenienza egiziana e che rappresentino un'antica divinità di quel popolo, non bisogna meravigliarsene, perché a Roma l'influenza egizia è stata sempre enorme, a partire dalla piramide, dai suoi tanti obelischi, ma non solo. Siamo tornati alla Porta Magica dei Cieli a Piazza Vittorio a Roma, la porta alchemica che è così ricca di significati simbolici che ancora non è stata chiaramente interpretata del tutto. Qualche cosa possiamo però rubare qua e là. Da una parte su questa architrave quello che riguarda i simboli planetari ed ermetici della zona di Saturno, di qua invece Giove, scritte che non comprendiamo bene. In alto, in ebraico, lo spirito di Dio, dunque si tratta di qualche cosa che ha a che vedere con il divino. Qua invece i corvi neri che partoriscono colombe bianche, che cosa significa? Il fuoco che lava come fosse acqua, e questo rientra nelle alchimie della pietra filosofale, in quel tipo di tradizione. Sotto è il compito del saggio quello di aprire la terra per la salvezza del popolo. Di che salvezza si parla? Che cosa si intende veramente? E poi sul pianale di marmo ancora, se siedi non vai, se non siedi vai. Tutte e due le maniere potremmo interpretare questa iscrizione, però lontani dal comprenderne il vero senso. E poi dovevano esserci altrove altri simboli strani, mistici, fantastici, a guidare una specie di viaggio fantastico che doveva essere compiuto proprio in quella fine del XVII secolo, in cui forte era la pressione dell'Inquisizione, dunque delle gerarchie ecclesiastiche, altrettanto forte era la resistenza degli alchimisti, dei maghi, delle streghe. È il momento in cui, per intenderci, Isacco Newton dice che la sua sapienza è stata costruita non soltanto sulle spalle dei fisici che lo hanno preceduto, ma anche sulle spalle degli alchimisti.